Raccontaci chi sei e quale progetto vuoi presentarci. Sono Alessandra, sono dipendente della società di distribuzione Centria, facente parte del gruppo Estra, da circa 6 anni. Sono qui stamattina per presentarvi un progetto a cui ho preso parte, denominato Il Sangue Generoso di, partito nell'aprile del 2022 per volontà del direttore di Centria, Riccardo Matteini, che ha invitato ed esortato ognuno di noi, facente parte della società appunto, a compiere questo gesto di solidarietà e di grande umanità andando a donare il sangue. Sono Claudia Firenze, sono la presidente di Avis regionale Toscana ODV, l'associazione che si occupa di dono di sangue e plasma, ma non solo, perché ci occupiamo di promuovere appunto la donazione, ma più in generale anche la cultura della solidarietà in tutti i suoi ambiti, perché quando si dona il sangue, quando ci si rimbocca le maniche e si fa la nostra parte, siamo più utili a noi stessi, ma siamo più utili anche alla società nel suo complesso. Perché hai voluto prendere parte a questa iniziativa e cosa ti porti dietro da questa esperienza? Sono diventata donatrice per Avis quando avevo 20 anni, poi ho rallentato la frequenza delle donazioni quando ho iniziato a lavorare e alla fine il Covid non ha aiutato comunque questo percorso per la difficoltà che tutti avevamo ad accedere agli ospedali. Quindi ho preso subito la palla al balzo quando si è dimostrata questa opportunità, partecipando subito all'iniziativa, coinvolgendo il più possibile i colleghi che volevano partecipare, facendo superare eventuali paure e reticenze che potevano avere e puntando l'attenzione sull'aspetto morale, etico e di solidarietà che questo gesto porta con sé. Quello che mi porto dentro e dietro da questo progetto è il senso di completezza che ne deriva. Fare del bene è sempre bello, farlo con le persone con cui dividiamo le nostre giornate fortifica il gruppo e crea dei legami ancora più forti e crede in ideali comuni. Come mai Avis Toscana ha voluto premiare Centria? Avis Toscana ha deciso di premiare Centria nella nostra occasione più importante dell'anno, cioè l'assemblea regionale che si è svolta proprio a Prato al Museo Pecci, perché Centria è un'eccellenza, perché spesso i donatori si trovano in difficoltà ad andare a donare durante l'orario lavorativo, invece Centria ha proprio ribaltato la prospettiva e ha fatto sì che i donatori e le donatrici, i dipendenti e le dipendenti fossero non solo spinti a donare il sangue, ma che lo facessero anche con grande orgoglio e con grande volontà. E questo l'abbiamo percepito sin dal primissimo incontro con Centria e ci è sembrato giusto celebrarlo per ringraziare Centria, ma soprattutto per raccontare a tutti questa buona pratica. Qual è il tuo augurio per le prossime iniziative in partnership tra Avis Toscana e il gruppo Estra? Per il futuro mi auguro che l'iniziativa venga replicata di anno in anno, che coinvolga sempre più persone, che venga allargata alle altre società della multi-utility e sarebbe bello fare una giornata di donazione in azienda, magari con un'unità mobile come a volte si vedono anche nelle piazze, e così che ognuno di noi si senta libero quella giornata di andare a donare e fare questa esperienza. Come si dice, squadra che vince non si cambia e quindi l'augurio è che non sia una collaborazione spot, ma che possa diventare l'esempio per una collaborazione di lungo periodo, anche perché i temi della sostenibilità, dell'ambiente, del vivere in maniera solidale con gli altri sono dei temi assolutamente condivisi e quindi abbiamo fatto diversi donatori e donatrici con Estra, ma potremmo, oltre a donare sangue e plasma, perché no, potrebbero donare il proprio tempo e venire anche a far parte di quella famiglia più attiva di volontari che Avis ha su tutto il territorio della regione Toscana. Siamo oltre 160 sedi, quindi insieme veramente andiamo più lontano.